like to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay away. In questo video vi parlerò di qualche acquistino fatto un bel po' di tempo fa. E sono su un sito molto conosciuto per chi si intende di prodotti essenzialmente naturali. Allora, sto parlando del sito Ecoverde, www.ecoverde.it, e io ho acquistato tre prodottini che mi hanno colpito fin da subito e di cui ve ne voglio parlare. Sono questi tre prodottini qui. Allora, la Ecoverde è un sito che spedisce dall'Austria, spedisce tramite Corriere UPS, nel giro di una settimana il pacchetto vi arriva, ha un sacco di marche come Alverde, Inica, Lililolo, Lavera, Benecos, tutte marche di cui io sento benissimo parlare da Valentina, signorina Rottermeier, a cui mando un bacio. E appunto io tramite lei ho scoperto qualche mese fa questo sito. Allora, io ho preso appunto tre cosine, anche perché non avendo mai provato questi tipi di prodotti, ero comunque curiosa e volevo andare con le giuste cautele. Allora, ho preso un correttore che sul sito veniva descritto come un correttore adatto alle macchie, un correttore alla menta ed è della Lavera e si chiama Young Face Bio Minze. E poi è scritto tutto in tedesco, penso, che non è la mia lingua d'origine, quindi non ve lo so più di tanto leggere. Ecco il cartoncino qui. Allora, questo è un correttore alla biomenta e serve appunto per coprire gli arrossamenti. Si presenta come un normale correttore in stick e questo è il colore. Allora, purtroppo c'è solo questa tonalità di colore e per me è appena appena scuro. Infatti penso che lo utilizzerò più verso l'estate, quando comunque sono già abbronzata e avrò ancora le macchioline da nascondere, quindi sicuramente lo utilizzerò in quella stagione. L'ho comunque utilizzato per all'incirca qualche settimana, cercando magari di schiarirlo con qualche altro correttore. E questo correttore ha un effetto, dovrebbe avere un effetto schiarente e antibatterico. C'è la menta, c'è il timo, c'è di tutto qua dentro. Vi lascio poi magari l'inci nell'info box oppure nell'articolo che scriverò sul blog. Vi voglio far vedere il colore di questo correttore. Vedete? È comunque scuro per la mia pelle. Il profumo è buonissimo, sa di menta. Ed è cremoso al punto giusto perché non è quella cremosità che fa evidenziare le rughette di espressione. Mi piace davvero tanto questo correttore. È molto coprente. E quindi io non vedo l'ora, sia estate, per tornare a utilizzare questo correttore. Poi, un altro prodotto che ho acquistato è un primer bio, è un primer dell'Inica, ed è appunto così, allora vi dico, il correttore sono 4,5 grammi di prodotto, vi ho fatto vedere che la quantità è questa. Passiamo al secondo prodotto, è un primer. È un primer dell'Inica, è questo qui, che sicuramente mi avrete già visto utilizzarlo, penso. Comunque, è un primer che contiene 50 ml di prodotto, ha una durata di 24 mesi, e
ed è completamente naturale. Burro di karité, avocado, albicocca e quant'altro. E mi piace anche questo prodotto perché, essendo un primer naturale, senza tutte quelle schifezze che in genere contengono i primer, fa sì che possa essere utilizzato anche ogni giorno. Idrata la pelle e appunto prolunga la sensazione, prolunga anche la durata del make-up e io con questo mi sto trovando proprio bene. Ripeto, lo applico quasi ogni giorno, comunque tutte quelle volte che ho bisogno che il make-up mi duri a lungo. Ha il dosatore, è molto comodo perché è una cremina bianca che si stende e si asciuga molto facilmente. E come sensazione, io questo è il primo primer che utilizzo, non è uno di quei primer che blocca i pori, perché in genere i primer si vanno a infilare nei pori e scompaiono proprio alla vista. Questo no, ammetto che non fa, diciamo, questo miracolo, però è molto meglio di un primer con tutti i siliconi e quant'altro, perché appunto ha la possibilità di essere utilizzato anche tutti i giorni. È una cremina, è composta da una cremina bianca e una dosata, riuscita a fare tutta la faccia. Io in genere ne spruzzo un po' sul dito, lo applico sul dito e poi facendo così lo applico su tutto il viso. Si asciuga rapidamente e niente, poi possiamo procedere con la nostra solita base. Vi lascio anche qui tutti gli ingredienti nell'info box e vi vado a mostrare l'ultimo prodotto che è una cipria, è la cipria della Lily Lolo, è la Translucent Silk, è la Translucent Silk, è la Translucent Silk e contiene appunto 4,5 grammi di prodotto, la giara è grande, vedete, e ne basta poca. La polvere è bianca. E che dire, io lo applico appunto con un mega pennellone. Va sfumata molto bene, però non dà l'effetto, non schiarisce affatto la pelle perché è proprio trasparente una volta applicata. Quindi state certe che non vi va a modificare assolutissimamente il vostro colorito, la vostra carnagione. Allora, il Pure Primer dell'Inika costa 28,72 euro. So che il prezzo di questo primer è molto alto, molto alto. Io però ho voluto prendere questo primer proprio per le sue caratteristiche naturali e pagarlo un po', anche perché contando che sono 50 ml e ne basta proprio una dose al giorno, ci fate tranquillamente un bel po' di tempo. Poi la cipria Lily Lolo costa 14,29 euro e il correttore alla biomenta costa 7,89 euro. Costano comunque un po' i prodotti naturali. Non so se vi ho detto il prezzo della cipria. Comunque, io preferisco pagare un po' di più e avere comunque dei prodotti che mi garantiscano zero reazioni allergiche, benefici anche per la pelle, piuttosto che pagare comunque un primer che contiene siliconi e prodotti che contengono dimeticone e quant'altro. Mi sto avvicinando da poco a questi prodotti naturali, quindi al momento io conosco solo questo sito e mi sto trovando molto bene. Ve lo consiglio perché le marche sono un sacco e i prodotti Lily Lolo sono in vendita da pochissimo. Per tutti i nuovi clienti c'è il 5% di sconto su tutti i prodotti. Oltre i 40 € di acquisto ci sono le spese di spedizioni gratuite con il rimborso garantito. Corriere UPS ve l'ho già detto, potete pagare con Visa, Mastercard, PayPal e non so se con PostPay.
con la postpay. Comunque, se prende il circuito Visa, penso che faccia pagare anche con la postpay. Spero di esservi stata utile. Se avete qualche altra domanda, scrivetemi pure. Vi farò un articolo su tutti questi prodottini sul mio blog. Vi lascio tutto qua sotto e ci vediamo al prossimo video. Un bacio a tutte, ciao!